Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare la recensione del gioco Exercise Speed. È un videogioco della Gyridon, un nome che da ahimè è sconosciuto, cioè praticamente questa marca. È un videogioco che contiene praticamente questo gioco, versione full 120 giorni, contiene anche PentaZip, che è un sistema di compressione file, addirittura in versione con licenza full per 120 giorni, quindi sarebbero 3 mesi circa di 4 mesi di 30-60, anzi 4 mesi di licenza full. Io spero che l'audio si senta bene, anche perché sto utilizzando questo microfono ma collegato direttamente alla telecamera, quindi spero che non spari troppo dentro di input. Allora, innanzitutto, questo gioco che cos'è? È un videogioco di macchine. Non c'è molto descritto, a parte praticamente il sistema per giocare in online. Infatti c'è questo manuale di installazioni e dall'altra parte c'è un user ID e una password per utilizzare il sistema TIN, qualcosa del genere. È un percorso avviabile, cioè praticamente è un abbonamento ClubNet. E niente, direi di iniziare con il nostro sistema e vedere com'era questo gioco. Eccoci qua, siamo pronti per iniziare a recensire il nostro gioco Exercise Speed, che praticamente ricorda tanto il programma, cioè più che altro il gioco NES Exercise Speed. Non so se verrà bene il video, anche perché tra parentesi è tutto in diretta e registrato attraverso un programma esterno di registrazione, in quanto ha problemi a funzionare direttamente Windows XP. Per installarlo c'è Pentandix, c'era scritto di andare in Exercise e qua c'era l'Autorun, infatti mi ricordavo bene. Allora, vediamo un secondo l'interfaccia grafica. Beh, diciamo che assomiglia molto a una Smart quest'auto, però noi dobbiamo fare installa. Loading, please wait. Ok, attendiamo l'installazione. Facciamo un'installazione, vediamo, full occupa 109, minimum occupa 14 mega, forse è meglio fare un minimum. Poi install e adesso copiamo tutti i file di sistema, cioè più che altro i file della funzione, quindi probabilmente utilizzerà il CD per funzionare. Allora, attendiamo. Ok, facciamo finish. Ok, ci siamo. Exercise Speed. Facciamo play. E siamo pronti per iniziare. Si è andato in modalità 640x480, quindi è normale. Exercise Speed. Sì, c'è l'audio come sentite, ma detto sinceramente inquieta un secondo. Allora, begin. Single. Ok, siamo pronti. Credo che sia quell'auto. Ok. Che è successo? Ok, funziona, devo dire, benissimo il software. Perfetto, funziona, devo dire, benissimo. È scattato un bordello. Allora, ora forse dovreste vederlo in teoria bene. Forse, in teoria, non lo vedreste bene. Il programma sembra molto, molto incompatibile con Windows XP. Ho fatto già prima una prova, ma pensavo che era un problema la grafica. Invece è proprio un problema del computer, quanto, cioè più che altro dell'incompatibilità. Comunque la qualità video, allora, devo dire che il programma non è nulla di che. Ricorda molto quei programmi che venivano dati insieme alle sorpresine dell'uovo di Pasqua, per dirvi. È carino, quello sì. Adesso sto capendo come funziona, detto sinceramente, sto gioco, però vedo che è molto incompatibile con il nostro videogioco. Infatti, come vedete, si impalla pure. Non riusciamo a proseguire. Mamma mia, come sta andando male. Ma credo che più che altro sia anche un fattore di instabilità del sistema del mio computer, perché ho notato che ogni volta che scambia lo sfondo, quindi aspettate, scusate un secondo, mi è uscita fuori perché si vede tutto bianco.
Ok, devo dire che questo videogioco non è dei migliori. Infatti ho notato che si impalla un pochettino presto. Okay, perché ha fatto sto suono di Windows 7? Cosa sta succedendo nella vita di questo computer? Cosa succede? Non si capisce bene cosa c'ha. Ok, vediamo se riusciamo a... Cos'è successo, ragazzi? Bello che sono secondo e quella è l'importanza del gioco. No, ragazzi, veramente è incredibile. Questo gioco sta dando problemi seri. Non si può giocare così, è disastroso sto videogioco. Cosa sta succedendo? No, non devi andare a sbattere, dai che ci stavamo vincendo. Dove stai andando? Ah no, sono sesto, sotto sono i giri, ho sbagliato. Dai che ce la facciamo, dai che sta recuperando. Dai che sta recuperando fluidità sto computer, vai, vai. Niente, come non detto. No, niente ragazzi, mi sa che qua il videogioco... Oh Mari... Aspettate, no, dove cacchio stai andando? Sta facendo tutto lei, ragazzi. Cioè, capite? Sta facendo tutto il computer, non sono io che sto giocando. Cos'è questa roba poi? Un uovo di Pasqua inserito nell'auto? No. Vabbè, questo gioco dovrebbe essere divertente in teoria, però in pratica non mi sto affatto divertendo. Sto impazzendo perché continua a scattare. Mamma mia com'è. Oddio, oddio, dove sta andando sta roba? Cos'è successo? Play again, perché ho perso? Sono morto, cos'è che è successo? Non si capisce. Proviamo. Che è successo? Esploso. Ok, boh, è ricominciato da solo. No, ragazzi, niente da fare. È un peccato perché è bello che la grafica funziona normale. Sono uscito nel menu, guardate, vedete le rotelle come girano abbastanza fluide, cioè 15 fps come dovrebbe girare. Appena entri in gioco si balla tutto il mondo. O forse no. Forse no. Sì, forse sì, forse sì. Vabbè, meglio che ci fermiamo qua perché probabilmente stiamo per far esplodere la macchina virtuale per colpa di questo computer. Meno che ci fosse delle prestazioni basse, magari riusciamo a... Ah, dettaglio, love. Cacchio, sta sincronizzazione, boh. Forse ora, ragazzi, riusciamo a giocarci. Forse, eh. Proviamo. No, ma proprio è il gioco, come vedete. Cioè, è proprio il gioco che scatta, perché altrimenti se abbassiamo la fluidità di sto... No, è proprio il gioco. Anche tentando di abbassare la fluidità del gioco, abbassando di qualità, roba del genere, cioè, il problema è questo. Non funziona. Sarebbe stato però un bellissimo gioco, comunque, ma credo che abbia problemi proprio questo CD. Niente. Vabbè, ragazzi, da questa puntata è tutto. Da questo gioco Exercise Speed è tutto. Grazie ancora e al prossimo episodio della Computer Museo. Ciao ragazzi!